16 agosto 2010. Una data che probabilmente così su due piedi non vi dirà nulla, ma che sancisce a tutti gli effetti la nascita della MIUI. Una data da cui non si torna più indietro e che a tutti gli effetti sancisce l'inizio di una nuova era per gli smartphone. Tempo fa vi chiesi se volevate un video sulla storia della MIUI, voi rispondeste calorosamente, io non me lo sono dimenticato, mi sono documentato, quindi sarà un video molto lungo in cui riattraverseremo praticamente la storia di Xiaomi, perciò mettetevi comodi, prendetevi dei popcorn, perché sarà un video abbastanza lungo, ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e diamo il via alla sigla. Per parlare della MIUI è necessario innanzitutto fare un passo indietro, teletrasportandoci 11 anni fa. Allora il mercato era comandato da Samsung, HTC, Motorola, BlackBerry vendeva ancora, ma tutti avevano occhi soltanto per iPhone 4. Pensate che in Italia vennero venduti 1,6 miliardi di telefoni, ma soltanto un quinto erano smartphone. Insomma, il 2010 era un'epoca ben diversa da quella che stiamo vivendo adesso, soprattutto per l'assenza di aziende cinesi. Ed è in questo contesto che dalla mente di Lei Jun ed altri sei soci nasce Xiaomi, un'azienda il cui intento fu sin da subito quello di porsi in maniera aggressiva, moderna, portando sul piatto qualcosa di mai visto prima per un'azienda appena nata. Prima di proseguire è necessario capire quanto sia importante la MIUI nell'economia di Xiaomi. C'è un motivo per cui in Cina i telefoni costano così poco, oltre chiaramente alla differente tassazione, la MIUI è una delle principali fonti di guadagno, tra abbonamenti cloud, a piattaforme di streaming multimediale, un proprio app store e l'autopromozione di un ecosistema di gadget e accessori praticamente sconfinato. Anche perché dovete tenere a mente che in Cina sono assenti molti dei servizi che noi siamo soliti utilizzare quotidianamente: Google, Facebook, Instagram, ma anche Spotify, Netflix, soltanto per dirne alcuni. E poi dalla MIUI passa buona parte della quotidianità degli utenti cinesi. Basti pensare che con l'app Mi Pay possono associare il conto bancario e fare pagamenti, bonifici, scambiarsi denaro con gli amici, pagare bollette, abbonamenti, dei mezzi pubblici e così via. Una visione dell'economia ben diversa dalla nostra, con un'Europa e una classe politica ben più restrittiva quando si parla di affidare l'economia nelle mani di multinazionali tecnologiche. Insomma, a Xiaomi non importa guadagnare da uno smartphone, l'importante è che la MIUI venga utilizzata e con essa tutti i servizi collegati. Non è un caso che Xiaomi non si definisca una smartphone company, bensì una internet company sin dalla nascita. Non a caso la sigla MIUI in Xiaomi sta proprio per mobile internet. Questo business model dove il software conta più dell'hardware non ci suona nuovo, ma 11 anni fa appunto era un'epoca differente, si cambiava molto più frequentemente il telefono e quindi aveva ancora senso dare così tanta importanza all'hardware. Ed è così il 16 agosto 2010 che una Xiaomi ancora in veste di startup presenta ufficialmente la MIUI, un acronimo che sta ad indicare Xiaomi User Interface. Pensate che all'epoca lo sviluppo fu portato avanti solamente da 3 sviluppatori, per quanto aiutati dal lavoro di un centinaio di beta tester, anche perché l'obiettivo era considerevole: creare una ROM Android prendendo gli stilemi pensati da mamma Google ma rivisitandoli in una chiave propria. Allora la MIUI 1 era basata su Android 2.2 Froyo, per certi versi ricordava la TouchWiz di Samsung, ma paradossalmente era molto più vicina ad iOS, in primis per l'assenza di un app drawer e in secundis per l'estetica generale dell'interfaccia. D'altronde non scopriamo certo oggi la fascinazione che la Cina ha per Apple e la filosofia dell'ispirarsi ai migliori sia come tributo che come metodo di automiglioramento. Che Xiaomi volesse puntare sul software più che sull'hardware lo si capisce già dal fatto che la MIUI sia stata presentata in un periodo in cui non esisteva alcuno smartphone Xiaomi. Era a tutti gli effetti una ROM Android come oggi possono esserlo la Pixel Experience, la Lineage OS o qualche anno fa la CyanogenMod. Insomma, gli utenti Android si divertivano ad installarla con vere e proprie tecniche di modding sui propri smartphone di altri brand e addirittura si vociferava che Xiaomi fosse in trattativa con Samsung, LG e soprattutto Motorola
per trovare un accordo con cui montare la MIUI sui loro smartphone per promuoverne la vendita in Cina. Nel mentre fu sfornata la MIUI 2, una versione marginale che sostanzialmente migliorava la prima MIUI affinandone l'estetica. Ma soprattutto nell'agosto del 2010, un anno dopo la nascita della MIUI, viene annunciato ufficialmente in pompa magna lo Xiaomi Mi 1 o Xiaomi Mi Phone o Xiaomi Phone, insomma il primo storico smartphone dell'azienda. Uno smartphone che si basava sulla MIUI 2, alla quale seguì nell'aprile del 2012 la MIUI 3, basata su Android 2.3 Gingerbread, fu un aggiornamento importante per Xiaomi, che introdusse un altro elemento cardine molto apprezzato, ovvero i temi. Ma facciamo un salto in avanti nel tempo, arriviamo a febbraio 2013 e al rilascio di un'altra importante versione, la MIUI 4. Basata su Android 4.0 Ice Cream Sandwich, segna l'inizio dell'allontanamento da Google. Arrivano l'App Store proprietario, così come le app per musica e video, e un antivirus sviluppato con Tencent, una feature assente nella versione base di Android. Siamo quindi nel 2013, 2 anni dopo la nascita di Xiaomi, l'azienda ha già raggiunto risultati importanti, arrivando ad essere il 5° brand nel mercato degli smartphone in Cina, con circa 19 milioni di smartphone venduti. Ma è nel dicembre 2014 che arriva un altro punto di svolta importante per il software di Xiaomi. Viene presentata la MIUI 5, questa volta basata su Android 4 KitKat. Sì, perché è il primo redesign totale della UI. Nuove icone, nuove animazioni, arrivano le prime gestures, ma il cambiamento più radicale riguarda Google. Già nel 2006 c'erano state le prime avvisaglie di censura con il cosiddetto Great Firewall, ma è nel 2014 che arriva il divieto ufficiale dal governo cinese di installare app Google sugli smartphone cinesi e, suo malgrado, Xiaomi dovette adattarsi. Ma andiamo avanti perché il 2015 segna il 5° anniversario della nascita di Xiaomi e il 16 agosto, a 5 anni esatti dall'esordio, arriva la MIUI 6. Sulla scia del Material Design introdotto da Google con Android 5 Lollipop, Xiaomi rinnova la sua interfaccia, abbracciando uno stile grafico più minimal e più bidimensionale. Con la successiva MIUI 7, sempre nel 2015, ma con Android 6 Marshmallow, non ci sono grandi cambiamenti grafici. Xiaomi preferì infatti concentrarsi sul migliorare le prestazioni, ridurre i consumi energetici e introdurre anche nuove features, come la modalità non disturbare e la modalità bambino. Ma il 2015 è un anno fondamentale per Xiaomi, anche e soprattutto per l'approdo ufficiale in India, una nazione ed un mercato che diventeranno importantissimi per il suo business. E, visto che qua non c'erano ovviamente i paletti imposti dal governo cinese, nasce ufficialmente la MIUI Global, ovvero una versione della ROM con i servizi Google e quant'altro. A questo punto ci spostiamo al 10 maggio 2016, periodo in cui viene presentata la MIUI 8 con Android 7 Nougat. Questa volta Xiaomi preferì puntare sulla funzionalità, aggiungendo molte features utili come il Second Space, le Dual App, ma soprattutto i pagamenti tramite NFC, così come la QuickBall per le scorciatoie a schermo, una nuova modalità di risparmio energetico e più opzioni per gli screenshot, per dirne alcune. E non dimentichiamoci che il 2016 si concluse con il botto, con il clamoroso colpo di scena che fu la presentazione a sorpresa del primo storico Xiaomi Mi Mix. Uno smartphone che non esagero a definire fondamentale per il proseguo del panorama degli smartphone, un telefono che portò il concetto di full screen al grande pubblico, ma non soltanto, perché in quel periodo iniziò la vera e propria transizione dagli smartphone in 16 noni ai form factor più allungati. Ed infatti nel luglio 2017 arriva la MIUI 9 con Android 8 Oreo ed una delle sue novità fu proprio lo split screen. Avendo schermi più lunghi, perché non sfruttare questo spazio in più per avere due app a schermo? Nel mentre iPhone X faceva scuola, dimostrando come sfruttare al meglio il suo essere a tutto schermo, e fu così che anche Xiaomi aggiunse le gestures full screen. Sempre sulla falsariga di Apple avviene anche il debutto del riconoscimento facciale. Inoltre Xiaomi introdusse il suo primo Game Speed Booster, un antesignano delle odierne modalità gaming. Da segnalare anche che il settembre 2017 segna ufficialmente lo sbarco di Xiaomi all'interno del programma Android One, un'iniziativa fondata da Google per promuovere la vendita di smartphone con un software puramente Android. Purtroppo il programma si è rivelato poi essere un fiasco, specialmente nel caso di Xiaomi, con l'azienda che ha praticamente confermato ufficialmente che non ci sarà un seguito allo sfortunato Mi A3. Ci avviciniamo ai nostri tempi, con il debutto della MIUI 10 nel giugno 2018 assieme all'Android 9 Pie. Gli smartphone a tutto schermo diventano il nuovo trend e la MIUI si adatta.
Viene introdotta la nuova schermata verticale delle app recenti, le gestures full screen migliorano e cambia la grafica di alcuni elementi della UI. Inoltre, ecco la MIUI 10 che l'intelligenza artificiale inizia a diventare un argomento discusso e ad entrare di prepotenza nel software di Xiaomi. Il sistema è così in grado di predire i nostri comportamenti, di dare maggiori risorse alle app che usiamo di più, di permettere alla fotocamera di autoregolarsi in base a cosa inquadriamo e non dimentichiamoci dell'aggiunta di Xiao AI, l'alternativa cinese a Google Assistant. E arriva così il 2018, un altro anno importantissimo per Xiaomi. Come forse vi ricorderete bene, è proprio in quest'anno che Xiaomi sbarca a tutti gli effetti ufficialmente in Europa e in Italia e di conseguenza nasce anche la MIUI EEA, ovvero un porting per noi europei della MIUI Global. Dopo la presentazione della MIUI 10 avvengono due cambiamenti, uno positivo per molti di noi, ovvero l'aggiunta dell'app drawer, allontanandosi così dal concetto iniziale della MIUI, un altro negativo, ovvero l'abbandono, lo stop tuttora del programma MIUI Global Beta, una brutta tegola per i più smanettoni che ancora oggi, per provare in anteprima le novità della MIUI, devono affidarsi alle beta cinesi. A tal proposito vi ricordo che qua sul canale vi ho spiegato come installare la MIUI 12 beta in un video che vi lascio qua sopra e in descrizione. Arriviamo così al settembre 2019 e alla presentazione della MIUI 11 basata su Android 10. Era un periodo in cui gli smartphone AMOLED iniziavano a non essere più solo per l'elite più facoltosa, perciò Xiaomi, con la diffusione di questi smartphone, aggiunse prima il tema scuro e poi l'Always On Display per sfruttare al meglio questa tecnologia. Pochi mesi dopo, nell'aprile del 2020, venne presentata la MIUI 12. Era un periodo strano, difficile. La Cina era appena uscita dal suo picco pandemico, noi c'eravamo ancora dentro con tutte le scarpe. Nonostante ciò, Xiaomi si sforzò comunque di presentare una nuova release con cui dare una rinfrescata alla componente estetica, a partire dall'introduzione del nuovo pannello di Control Center, ispiratissimo ad iOS, e gli apprezzatissimi Super Wallpaper. Anche in questo caso vi ricordo che ho fatto un video dove vi spiego come installare i Super Wallpaper su praticamente tutti gli smartphone Android, anche in questo caso video quassù in sovraimpressione e in descrizione. E arriviamo così ai giorni d'oggi a una MIUI 12.5 in addirittura di arrivo, su cui non mi voglio dilungare molto, trovate già una mia video anteprima qua in sovraimpressione e in descrizione. E tra l'altro si è già iniziato a parlare di MIUI 13, ma anche in questo caso vi linko in descrizione un articolo che vi svela le prime novità. Insomma ragazzi, questa era la storia della MIUI, una storia che ovviamente continuerà negli anni a venire. Chissà quale sarà il futuro di Xiaomi, della MIUI, ma degli smartphone in generale. Mi raccomando, nei commenti sono curioso di leggere la vostra per quanto riguarda la MIUI 13, ma in più in generale cosa vorreste vedere nelle prossime release software di Xiaomi, quali sono le novità che effettivamente potrebbero migliorarvi o arricchirvi l'esperienza quotidiana con lo smartphone. Fatemelo sapere qua sotto perché sono molto curioso. Ragazzi, per il momento direi che è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video.